grazie. Grazie. Scusate il di sottofondo, ma devo registrare col PC e parte la ventola ultimamente, parte spessissimo, sente questo rumorino in sottofondo, spero non dia fastidio. Prima di cominciare devo assolutamente fare un ringraziamento e non è dovutissimo alla ragazza che mi ha fermato e salutato al Rimini Wellness domenica. Ti ringrazio tantissimo, io sono emozionata perché è una cosa che non mi è mai successa che qualcuno mi abbia riconosciuto, fermato e salutata. Sei stata carinissima, io probabilmente ti sarò sembrata una lobotomizzata, ma ero semplicemente molto 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 in imbarazzo. Io sono una delle persone più timide della terra, quindi faccio molto fatica in queste situazioni. Comunque grazie, mi ha fatto tantissimo piacere, non ne hai neanche un'idea di quanto mi hai reso felice quel giorno, quindi grazie. Non mi ricordo purtroppo il tuo nome, perché per quel meccanismo per cui quando ci si dice il nome si stringe la mano automaticamente, se lo dimentichi, hai capito, no? Ok, mi sto di nuovo riemozionando. Comunque, entriamo nel vivo di questo video. Chiarificatore, nel senso che a seguito di questo video farò una serie di video, che saranno 5 penso, su 5 diete diverse, di cui due sono diete assolutamente innocue, che sono la dieta vegetariana e la dieta mediterranea. A proposito, la dieta vegetariana, sulla dieta vegetariana ho scritto un lunghissimo post sul mio blog, che lo trovate qui sotto, dove vi spiego appunto i benefici per la salute, i rischi per la salute, a quali carenze alimentari rischiate di incappare, come porre rimedio e alcuni suggerimenti in generale per approcciarvi a questa dieta, o se vi siete già approcciati a questa dieta, comunque il post vi può essere utile, magari imparate qualcosa di nuovo che non sapete. E quindi niente, se avete fretta, se lo volete leggere adesso prima che io faccia il video, tanto comunque dirò più o meno le stesse cose, andatevelo a vedere, mi fate un piacerone enorme. E l'altro video sarà sulla dieta mediterranea, quindi assolutamente un riepilogo di quella che è la nostra dieta, soprattutto in base al fatto che gli studi più recenti hanno elevato la dieta mediterranea come stile alimentare che può garantire il migliore stato di benessere per il maggior numero di anni possibile. Però la dieta mediterranea è una dieta particolare, nel senso che ha determinati principi, determinate percentuali, determinate caratteristiche. Non state facendo una dieta mediterranea semplicemente se mangiate pasta a cena, o pasta a pranzo a cena, o tantissima pasta, tantissimo pane. Insomma, la dieta mediterranea è specifica, non è una cosa buttata lì, nel senso che se abiti in Italia stai facendo necessariamente una dieta mediterranea. E le altre tre diete invece le dovrò trattare veramente con i guanti, in modo assolutamente delicato, e ne parlerò più che altro per allarmarvi, per assolutamente sconsigliarvi o comunque mettervi in guardia da queste diete, che sono le diete che sono tanto in voga in questo periodo. Se voi accendete la televisione, in un talk show probabilmente ci saranno i grandi, i famosissimi della nutrizione che vi parleranno di questo tipo di diete, che sono le diete proteiche o le diete semiproteiche. Non vi parlerò della dieta del sondino, non vi parlerò della dieta della dieta tisanoreica, perché mi dà fastidio solo pronunciare questi termini e mi viene molto nervoso quando vedo il signore della tisanoreica in televisione, lo riempirei di calci nel sedere, ma lasciamo stare. Vi parlerò di altre tre diete, che sono: 1. La dieta del dottor Duncan, non so come si pronuncia, penso che sia francese, che è entrato ultimamente, era già famoso comunque nel mondo delle diete, ma è assolutamente arrivato alla ribalta in questo periodo perché si è saputo che è la dieta che ha fatto Kate Middleton e la mamma di Kate Middleton, non Pippa, non ha fatto la dieta, infatti è diventata famosa per quello, appunto per le sue rotondità. Quando si è saputo, un po' tutti cercano di imitare questa dieta, se ne parla tantissimo
la dieta del dottor Duncan è assolutamente una delle diete più pericolose, più dannose, più rischiose se fatte alla cavolo. Nel senso che, voglio dire, non è necessario che ve ne parli io, cioè non è che voi potete scoprire la dieta Duncan solo se ve ne parlo io. Se voi andate su Google e scrivete dieta Duncan o dieta Protal, vi vengono fuori 27.000 pagine web diverse. Di queste 27.000 pagine web, 20.000 vi diranno delle cavolate bestiali. La dieta del dottor Duncan è tratta da un libro di molte pagine e tutte queste pagine vanno assolutamente lette. Il libro del dottor Duncan si chiama Non riesco a dimagrire. È ben strutturato e ben spiegato anche per chi è assolutamente profano dell'alimentazione. È molto articolato, la dieta Duncan si basa su varie fasi, di cui le prime due sono assolutamente una sassata per l'organismo, ma una cosa veramente spaventosa. E bisogna stare veramente attenti. Secondo me, in questo caso non basta semplicemente leggere il libro. Leggere il libro è importante, però bisogna assolutamente affidarsi a un medico, perché la prima fase della dieta Duncan, vabbè, poi ve ne spiegherò nel video apposito, però tanto lo dico subito perché è importante. La prima fase della dieta Duncan è una fase che manda assolutamente in chetosi. Cos'è la chetosi? È uno stato in cui l'organismo deve produrre zucchero dalle proteine, sì, anche dai grassi, ma soprattutto dalle proteine in questo caso, perché la prima fase della dieta Duncan costringe a mangiare solo proteine e solo proteine, tra virgolette, pure. Non saranno mai pure perché comunque una percentuale di grassi comunque la introdurrete sempre con la carne, ma lui vi fa mangiare alimenti che contengono la massima percentuale di proteine nella minor quantità di grassi possibili. E quindi, visto che il vostro cervello si alimenta solo ed esclusivamente a zuccheri e in caso di emergenza, quindi fa capire che è una situazione in cui il cervello non è che sta bene, può nutrire di corpi chetonici, che sono un derivato appunto della trasformazione delle proteine in questo, tra virgolette, zucchero, questi corpi chetonici che il cervello può utilizzare a scopi energetici. La chetosi è quella malattia che i bambini hanno quando stanno male, vomitano, eccetera, eccetera, che è l'acetone. Quella nei bambini, l'adulto lo sopporta un po' meglio lo stato di chetosi, ma non tutti gli adulti sopportano la chetosi allo stesso modo. Ci sono persone che la vivono tranquillamente, ci sono persone che stanno veramente male, svenimenti, mal di testa, eccetera eccetera, e comunque è sicuramente una cosa che l'organismo non gode, insomma, è uno stato di emergenza. Quindi la dieta Duncan vi manda in questo stato per almeno 4 giorni, 3-4 giorni. E nella seconda fase non è che vi va molto meglio, perché comunque aggiungete dei vegetali, quindi lo stato di chetosi, secondo me, lo potete mantenere tranquillamente, non riuscite mai ad avere abbastanza zucchero dai vegetali, quindi vabbè, ve ne parlerò poi nel video apposito. Quindi sì, dieta Duncan. Assolutamente vi parlerò della dieta Zona con molta più serenità, visto che è una dieta assolutamente meno pericolosa, non è esente da pericoli ovviamente, come tutte queste diete che riducono la quantità di carboidrati. E quindi, visto che comunque tantissimi di voi mi hanno chiesto di fare un video su questa dieta, sicuramente lo farò. Però lo farò per ultimo perché devo ancora finire di leggere i libri sulla dieta Zona di Barry Sears. Ne ho scritti tanti e sto cercando di avere l'informazione più completa possibile, quindi cercherò di documentarmi al meglio, anche perché è l'unica dieta che, tra virgolette, vi consiglierò. Tra quelle
proteiche di cui vi parlerò. La terza dieta di cui vi parlerò è la dieta metabolica, che è molto meno conosciuta di queste due diete. La dieta metabolica di Mauro, non sono sicura che si chiami Mauro, De Pasquale, che se non mi sbaglio è un biochimico come Barry Sears, e è una dieta poco conosciuta, ma conosciuta tantissimo nell'ambiente delle palestre e del bodybuilding. I bodybuilder ci possono insegnare tanto per dimagrire, perché loro sono enormi, sono grossissimi, e penso proprio che nessuna di voi vorrebbe mai assomigliare a un bodybuilder. Ma se ci fate caso, i bodybuilder sono probabilmente le persone più magre, nel senso che sono le persone con una percentuale minore di grasso al mondo, perché per avere questa definizione muscolare, il fatto che si vedono tutti i muscoletti separati, belli, lucidi, perfetti, il bodybuilder deve avere una percentuale di grasso assolutamente bassissima, bassissima, e di grasso e di acqua. Infatti, quando un bodybuilder ha appena un po' di ritenzione idrica, si dice che è appannato, perché appunto non si vedono bene i muscoletti. I bodybuilder sono un po' degli esaltati, nel senso che loro per dimagrire farebbero di tutto, e quindi assumono sostanze, eccetera, eccetera. Però per loro, e anche per non i bodybuilder, è stata creata questa dieta, che è una dieta proteica, assolutamente sì, ma che concede anche carboidrati, insomma, è sicuramente meglio della dieta del dottor Duncan. Ma una limitazione, ovvero che non vi dice come comportarvi per tornare allo stato di nutrizione normale. Quindi c'è da fare delle puntualizzazioni molto importanti. Anche perché sia per Barry Sears che per Duncan che per De Pasquale le loro diete possono essere condotte assolutamente vita naturale durante. Ovvio che non vi diranno che sono dannose, che vanno condotte solo per un piccolo, breve periodo di tempo, però no, non c'è storia. Cioè, la dieta proteica, se proprio la si vuole fare, la si fa per poco tempo, poi ci si riadatta e poi si ritorna alla dieta mediterranea. Punto, non c'è altro modo. La dieta zona forse è l'unica che può essere protratta per un periodo un po' più lungo. Sì, però se abbiamo la dieta mediterranea, che è la più sicura, la più sana, più tutto, è quella che ci fa star meglio, sempre meglio tornare lì e stare lì. Allora, perché fare una dieta proteica? In quali casi uno si deve buttare in questo inferno di sofferenze? Allora, io la penso così. In tutti i casi, se si vuole dimagrire, perdere peso in salute, bisogna fare una dieta basata sulla dieta mediterranea, costruita bene, leggermente ipocalorica, ma non troppo, stare sempre sulle 1200-1300 calorie, mai scendere. E se si riesce a dimagrire in questo modo, perfetto, punto. Ci sono alcuni casi però in cui purtroppo queste diete non funzionano. E sono pochi casi, sono casi in cui ci si è veramente spappolato il metabolismo facendo diete, lasciandole a metà, riprendendo peso, ritornando a dieta, riprendendo peso per 27.000 volte, il famoso effetto yo-yo. Si arriva a un punto in cui il metabolismo è assolutamente sballato e non si riesce più a dimagrire neanche con tutti i crismi del mondo, e facendo una dieta a 1300 calorie di tipo mediterraneo si riesce solo a ingrassare, in quanto il corpo è abituato a vivere con 600 calorie e non ci sa, ed è un problema. In questo caso le diete proteiche possono dare una sferzata al metabolismo. Però come? Quando si fa una dieta proteica non si può fare una dieta proteica ipocalorica, altrimenti l'organismo, il metabolismo si abbassa ancora di più e in modo ancora più catastrofico. Nelle diete proteiche bisogna mangiare tantissimo, ma veramente tantissimo, almeno a sufficienza per ricoprire il, tra virgolette, metabolismo basale.
tra virgolette, più si mangia meglio è. Il problema però è che bisogna mangiare proteine, carne, uova, latticini, chi più ne ha più ne metta, quindi immaginate cosa può succedere ai vostri livelli comunque di colesterolo, ai vostri reni, eccetera, eccetera. Quindi questo è il problema. Sicuramente la sforzata al metabolismo la dà, però deve essere una cosa condotta per un breve periodo di tempo e assolutamente può ritornare alla situazione, a una dieta normale, con tutte le accortezze del caso, perché voi non potete fare una dieta proteica e poi tornare a mangiare come prima. In primis perché il vostro corpo non è più abituato a ricevere una quota generosa di carboidrati, quindi la prima cosa che vi succede è quando voi dopo una dieta proteica vi mangiate una bella pizzona o un bel piatto di pasta è volate in bagno con la diarrea, questo è sicuro. In secondo luogo, se voi fate una dieta proteica e poi subito tornate a mangiare come vi alimentavate prima o comunque aggiungendo una buona quota di carboidrati, recuperate tutto il peso subito, immediatamente, lo recuperate in un attimo e quindi non vi è servito a niente. Ci vuole un adattamento, una lunga fase di adattamento, pian pianino si ritorna alla situazione standard. Il secondo motivo per fare una dieta più proteica piuttosto che una dieta basata sulla dieta mediterranea, che è un motivo del cavolo, è se si ha bisogno di dimagrire in breve tempo, per non so quale motivo, e in sostituzione del digiuno, insomma, quando una persona si mette in testa che vuole dimagrire da qui a 2 settimane, purtroppo si metterà a fare veramente delle cavolate. Allora io dico, piuttosto che fare una Scarsdale o comunque una dieta fortemente ipocalorica che può assolutamente debilitare il vostro organismo, addirittura un digiuno o mangiare solo frutta, mangiare solo verdura, tanto vale che vi facciate una dieta proteica. È il male minore, tra virgolette, però è sempre il male. Torniamo sempre qui. La voce mi trema perché veramente sono tipo un elefante, sto sudando, guardate, sto sudando da quanto sono agitata a parlarvi di queste diete. Però sì, l'ho detto, io sono spaventata dall'informazione scorretta che sta circolando su queste diete, quindi la migliore cosa che posso fare è parlarvene e avvertirvi dei rischi, perché anche se io sto zitta, non vi dico niente, comunque le informazioni ci sono. E meglio di tante informazioni sbagliate, forse è meglio darne una corretta. Quindi niente, mi sta finendo la batteria del computer, non posso attaccare la corrente elettrica perché è saltata la luce a casa mia in questo momento, quindi adesso devo andare a riappicciarla. E niente, ci vediamo presto con questo progetto che mi intimorisce un po', ma spero che vi possa essere utile, spero di fare qualcosa di buono, spero di non beccarmi troppe lamentele e niente, poi si vedrà di volta in volta come procedere. E un bacione, alla prossima!